Ciao, siamo di Scuola di Tifo, abbiamo appena finito questa bellissima mattinata a Torino, a Palavela, un impianto davvero splendido che ospiterà il 17 per la partita contro Bologna i bambini, 12 classi, quindi oltre 300 bambini che erano presenti con noi e che hanno capito quanto sia divertente tifare a favore e quanto sia utile soprattutto per i giocatori. Avevamo con noi i due Marco, Portannese e Cusin, che hanno testimoniato l'importanza di avere un tifo a favore anche nei momenti difficili. Speriamo sia servita questa mattinata per avvicinarli intanto allo sport. Molti di loro non hanno alzato la mano alla domanda siete mai stati a Palavela, quindi già che siano presenti in una partita dal vivo è un qualcosa di bello, è un obiettivo che ci poniamo. E poi che lo facciano con lo spirito giusto, nell'ottica appunto di andare a tifare per qualcuno e non per insultare arbitro, avversario e quant'altro di brutto si legge, è un qualcosa che ci rende ancora più felici. Aggiungo a quello che ha detto Emanuele, che è stato bellissimo vedere così tanti bambini, se non sbaglio eravamo più di 300, tutti molto educati e composti, perché fondamentalmente quando l'obiettivo è quello di farli divertire e di giocare è più facile che loro siano obbedienti. E oltre a quello che ha detto Emanuele riguardo al tifo a favore, il fatto che già da piccoli gli venga comunque sia improntata una cultura sportiva che faccia sì che magari in un futuro non vedremo più i fatti spiacevoli che accadono un po' ovunque, sia quando giocano i professionisti in Serie A di qualsiasi sport, ma anche magari quando giocano i ragazzini e magari si rendono protagonisti i genitori di episodi spiacevoli. È stato bellissimo vedere che ormai nelle scuole italiane ci sono bambini di tutte le razze, di tutti i colori, e quando si divertono, quando tifano, quando giocano, è incredibile la lezione che loro spesso danno agli adulti. Loro si sentono tutti uguali, si vogliono tutti bene. Prima una finalissima c'era un ragazzino italiano contro un ragazzino di colore e tutti e due hanno ricevuto un bellissimo tifo, si sono abbracciati. E anche per noi quando veniamo a fare queste cose qua, incontriamo i bambini, veramente abbiamo una boccata d'ossigeno e molto spesso sono veramente loro che riescono a dare qualche insegnamento anche a noi. 8 marzo, una mattinata da ricordare qui al Palavela per tutto il settore mini basket e scuole, perché abbiamo avuto il piacere di ospitare l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini qua nella nostra casa e insieme alla scuola di tifo abbiamo passato 2 ore molto divertenti e costruttive sul diffondere un messaggio del tifo sano. E grazie alla presenza anche di Cusine Portannese e il coach Paolo Galbiati abbiamo presentato l'attività e poi ci siamo divisi sui mini campi a giocare partitelle con una coreografia bellissima di tifo, con tutto il materiale portato appunto dal responsabile Emanuele Maccaferri. E dopo abbiamo chiuso con delle gare, gadget per tutti e con l'invito a venire il 17 marzo alla partita casalinga della Fiat Torino con Bologna in una curva tutta dedicata per la scuola e vedere insomma dal vivo poi il messaggio lanciato questa stamattina.